Ciao ragazzi, siamo tornati e facciamo una nuova ricetta. Faremo pasta, patate e provola. Allora, intanto vediamo gli ingredienti. Partiamo con il nostro olio locale, extravergine d'oliva, facciamo un fondo, poi scalogno, facciamo un piccolo battuto di scalogno, oppure se non c'è dello scalogno, una cipolla dolce. Dolce o va bene anche una ramata. Insomma, che non sia troppo aggressiva, eh? Ok. Dentro anche con lo scalogno. Mettiamocelo tutto. Ok, poi le patate. Questa è una patata tipica di Avezzano, pasta gialla, quindi abbastanza consistente. E andiamo a fare una datolata di queste patate. Ok, cerchiamo di fare il taglio abbastanza simile in modo tale che cuociono tutte alla stessa maniera. Andiamo a fare un cubetto. Ok, patata pronta. Anche questa dentro, subito insieme alle cipolle. Diamo una rosolatina veloce. Ovviamente questa è la mia versione, non è che andavo di fatto. Allora, qua, pastificio Armando. Allora, perché sono arrivato a scegliere questo pastificio che è entrato a far parte della nostra ristorazione? Perché abbiamo scoperto che hanno un mulino di proprietà, la propria farina ed è uno dei pochi che non ha contaminazioni nelle farine stesse. Perché purtroppo in molti pastifici, anche nominati, abbiamo visto che nella pasta ci sono i solfati e non va bene. Quindi abbiamo bagnato con un po' d'acqua le nostre patate. Adesso inseriamo la pasta. Ho scelto questo formato qui che è un doppio canolicchio, qua si chiama il cannerone. Vado a mettere la pasta dentro, così a crudo. Ci mettiamo una spolverata di sale Maldon a scaglia. E adesso questa la andremo a cuocere a mo' di risotto per il tempo necessario della cottura della pasta stessa, che sarà di circa 9 minuti. Quindi ricordiamoci sempre materia prima di qualità, pasta, olio, sale, acerbia, bello Maldon scagliato. Ah, poi qui abbiamo una piccola chicca degli amici Fragassa, questo è un impasto che fanno loro, la cosiddetta ventricina. Vedete, questa dopo ve la farò vedere quando la inseriremo e come la inseriremo. Questa è una provola con la ricetta tipica del fior di latte di Agerola. Una provola leggermente affumicata, anche questa la andremo a inserire in modalità al momento della mantecatura e alla fine andremo a mettere una scorzetta di arancio non trattato. Poi vi faccio vedere come. Allora ragazzi, eccoci, vedete? Guardate come
Guardate che cremosità che ha creato l'amido della pasta, l'amido della patata, che andiamo ad aggiungere l'ultimo pochino d'acqua. E adesso facciamo tirare bene il tutto. Guardate come, guardate che andiamo a fare. Spengiamo il fuoco, vedete? Fuoco spento. Poi andiamo a prendere la ventricina, come vi dicevo prima, così andiamo a dare un po' di aromaticità e un po' di piccante al piatto. Eccola, la facciamo sciogliere. Che profumi! Ok, a questo punto, tanto con il calore continua a fondere la ventricina, lo andiamo a fare a fuoco spento, almeno non bruciamo, ma diamo dei profumi sensazionali. Andiamo a inserire la nostra provola. E la facciamo fondere, sempre con il calore. Poi qualcuno potrebbe pensare, ma così si fredda la pasta. Allora, io per mia esperienza, per mia abitudine, dico che secondo me le paste a modi minestre, tipo queste, diciamo, no? Devono essere sempre mangiate non bollenti, perché altrimenti non si gustano, soprattutto queste. Quindi è giusto che andiamo a fare questo lavoro, andiamo a far fondere la nostra provola. Guardate, guardate la cremosità, la regia se si avvicina al piatto, qua guardate, guardate come fonde, spettacolare, guardate. Guardate che spettacolo. Bella fusa. Adesso andiamo a mettere un po' di pepe nero, che a noi ci piace, un bel po', ok? Spettacolo, spettacolo. E adesso il passo più bello, cioè l'impiattamento. Guardate qua, guardate che roba. Andiamo a impiattare, spettacolo. Guardate che ragnatela che crea questa prova, guardate. Spettacolo. Poi, ultimo piccolo tocco, buccia d'arancio, non trattata, andiamo a grattare un pochino. Non eccediamo, diamo un aroma ma senza eccesso. Ok. Ok, questo fatto, un'ultima cosa, mettiamo una cimetta a decorazione nel nostro piatto, spettacolare, profumatissimo, ancora un giretto d'olio, quello buono, il piatto è pronto,
Preparatevi perché arriveranno tra breve altre pizze, eh? Ve lo prometto. Ci vediamo tra poco. Ciao ragazzi!